Incontro questa mattina in prefettura a Taranto con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco. Al centro il contratto istituzionale di sviluppo rispetto al quale il senatore ha voluto fare il punto. Un progetto strategico di riconversione economica, sociale e culturale del territorio ionico. Movimentati in 10 mesi, dice Turco, oltre 400 milioni di euro. Il senatore ha inoltre ribadito che la città ora stia esprimendo le sue potenzialità attraverso una riconversione fatta di innovazione. Ricerca, turismo e cultura, oltre ai progetti in seno all'ospedale San Cataldo e allo sviluppo di attività di bonifica. Focus anche sullo stabilimento Ilva e sull'accordo tra Stato e ArcelorMittal, in merito al quale ribadisce non è una soluzione ai problemi e alle attese, ma lo Stato nella gestione sarà a garanzia della salute e dell'ambiente e dei livelli occupazionali. Il CIS è uno degli strumenti che noi abbiamo utilizzato per il cantiere Taranto, per questo progetto strategico di riconversione economico, sociale e culturale del territorio di Taranto. Abbiamo creato un modello di gestione degli investimenti pubblici. In 10 mesi abbiamo movimentato oltre 400 milioni con nuovi progetti, soprattutto orientati a intercettare investimenti anche privati oltre a quelli pubblici, con degli effetti che nei prossimi anni andranno a creare delle filiere produttive, livelli occupazionali e tutta una serie di aspetti legati alla cultura e alla socializzazione del territorio. Taranto va verso la sua identità, la sua vera identità, che è quella dell'innovazione, della ricerca, della cultura, nonché quella del nuovo sviluppo economico, nella cantieristica navale, nel turismo, nell'agroalimentare ed inoltre nella riqualificazione urbana. E quindi penso al recupero della città vecchia e di tutta una serie di aree dismesse, oltre al tema della sanità, con l'ospedale San Cataldo, con dei centri di ricerca che ci avviamo ad aprire sempre nell'ambito sanitario, oltre poi allo sviluppo delle attività di bonifica che l'Aquario Green di Taranto potrà garantire. Per quanto riguarda Agromed, il compito del governo è stato quello di recuperare oltre 11 milioni che erano fermi da oltre un decennio, li abbiamo recuperati, abbiamo accolto una proposta progettuale del territorio che abbiamo valutato in sede di CIPE, proposta dal socio di riferimento e dalla governance di Agromed. Oggi Agromed ha una scadenza che è quella del 31 di gennaio, dove Agromed dovrà presentare un piano industriale e un piano di investimenti. Attendiamo il 31 di gennaio. Se questo piano non sarà presentato dalla governance di Agromed, in sede di CIPE si valuterà altro progetto industriale di Agromed. Con riferimento alle acque reflue, vorrei ricordare che questo progetto era completamente fermo da oltre 10 anni, non c'è stata nessuna valutazione di merito in questi 10 anni. Noi personalmente nell'ambito del CIS abbiamo approfondito con i soggetti interessati che non avevano mai, mai, e sottolineo mai, interloquito tra loro e abbiamo scoperto che questo progetto era irrealizzabile per diversi motivi, irrealizzabile per la copertura finanziaria che non c'era, irrealizzabile perché non aderiva alle iniziative, diciamo, alle finalità della realizzazione di questo impianto di acque reflue e anche perché questo impianto di acque reflue prevedeva poi una condotta sottomarina che avrebbe avuto un grandissimo impatto ambientale nelle acque del Golfo di Taranto. In relazione a questo noi abbiamo modificato questo impianto, l'abbiamo modificato dove non solo utilizzeremo le acque reflue, e quindi questo impianto di acque reflue si farà, però non lo si realizzerà per sostituire le acque del Sinni, perché il progetto iniziale è irrealizzabile, come vi dicevo. Sarà sostituito invece da un nuovo impianto che utilizzerà le acque del mare, con meno impatto ambientale, con maggiore sostenibilità, e le acque reflue dei due impianti, Gennarini e Bellavista, verranno utilizzate per uso agricola. Il recente accordo, innanzitutto, non è non è una soluzione, non è la soluzione ai problemi e alle attese della città di Taranto. È un accordo che rinnova la gestione
azione. Vorrei ricordare che sull'impianto c'è ancora una procedura di sequestro e quindi il trasferimento non potrà mai avvenire se c'è questa procedura di sequestro. La novità di questo accordo è che entra lo Stato attraverso Invitalia nella gestione dell'impianto, non ancora nella proprietà, perché c'è il sequestro, e questa può essere una garanzia per la città di Taranto, sia con riferimento alle problematiche di tutela della salute, sia con riferimento alla tutela dell'ambiente e soprattutto ai livelli occupazionali. Io personalmente ho chiesto al governo che qualsiasi sia la soluzione al problema dello stabilimento ex Ilva, ci deve essere l'inserimento della prevenzione del danno sanitario, della VIAS, una proposta di legge che io ho presentato nel 2019, che può essere prevista nell'eventuale futura AIA e che dia a questo punto tranquillità ai cittadini di Taranto in maniera preventiva sugli effetti che un'eventuale continuità produttiva può avere sulla salute dei cittadini di Taranto, che noi necessariamente dobbiamo tutelare prima di tutto.